Grande successo per la mostra della Bibbia, patrimonio culturale attuale dell'umanità, allestita al Museo Pan di Napoli dalla Società Biblica di Roma e dalla Federazione delle Chiese Pentecostali con il patrocinio morale del Comune Partenopeo. La Due Giorni ha visto in tantissimi addentrarsi lungo il percorso espositivo, tra documenti e testimonianze delle diverse epoche storiche nelle quali la Bibbia ha fatto sentire il suo peso e il suo valore, e si è aperta con un gesto simbolico di grande spessore, la donazione di una pregiata edizione del testo sacro al Comune di Napoli. Ci ha spiegato il senso della mostra il rappresentante europeo del Museo della Bibbia, Alessandro Iovino. Il libro dei libri, il più conosciuto, il più tradotto, ma la domanda è: quanti ne conoscono veramente la storia, le storie e il significato spirituale? Con questa mostra ne potete scoprire di più ed avrà un impatto nelle vostre vite non solo culturale, ma anche e soprattutto spirituale. A visitare l'allestimento dedicato al libro sacro anche l'ex sindaco di Napoli ed ex governatore della regione Campania Antonio Bassolino. Ecco il suo commento a caldo. È un viaggio nella storia. Come si vede, la Bibbia è stato il primo testo stampato, ma sono qui con piacere non solo per questa mostra, ma perché da lungo tempo è forte la mia attenzione verso l'attività delle chiese evangeliche. L'ho avuto da sindaco, da presidente della regione e continuo ad averla, e quindi davvero e di cuore buon lavoro.